Ed eccoci qui, bentrovati, bentornati in questo spazio. Oggi nuova meraviglia dall'universo dell'intelligenza artificiale. Vedremo come Padlet abbia integrato al proprio interno due nuove funzionalità che sfruttano la potenza dell'intelligenza artificiale. L'uno è il I Can Draw ed è uno strumento che genera delle immagini partendo da un semplice prompt, semplice o dettagliato che sia. L'altro è invece il Safety Net, che consente di moderare, di filtrare i post che vengono inseriti e di eliminare, o meglio, bannare quelli che sono i contenuti considerati inappropriati. E vediamo come funzionano in pochi minuti. Quindi, che cosa faccio? Creo un nuovo Padlet, una nuova bacheca. Scelgo un qualsiasi layout che trovo al suo interno e vediamo prima come funziona il I Can Draw, cioè quello che mi consente di generare immagini a partire da un prompt. Quindi inizio a creare un post, a inserire un post. Vedete, ecco, tra le novità abbiamo il non riesco a disegnare, I Can Draw. Quindi clicco qui. Cosa vuoi disegnare? Voglio disegnare un gatto che rincorre la luna. Ok, vediamo che cosa succede. Sicuramente i prompt in inglese funzionano molto meglio rispetto a quelli in italiano. Ed ecco i risultati che lui ci suggerisce. Scelgo un risultato e lo inserisco all'interno del mio post. Ok. L'altra nuova funzionalità strettamente legata al discorso dell'intelligenza artificiale, invece, è disponibile all'interno dei settings, nelle impostazioni. Qui, infatti, andando giù, vediamo che nella moderazione in cui ci chiede per quali post è necessaria l'approvazione, andando nel menu. Qui attendi del menu attendina, ecco che abbiamo nessuno manuale, ma anche l'automatico. Quindi i post che vengono considerati come inappropriati da questo sistema di moderazione basato sull'intelligenza artificiale richiedono un'approvazione. Quindi andando in questo modo, ogni contenuto considerato inappropriato verrà immediatamente bloccato. Il nostro viaggio termina qui, molto veloce come avete visto, e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Thank you.